Ho ricevuto questo microfono da parte di Robert Lanti del TVS e dalla Rode. Come si presenta questo microfono? Il primo impatto è sicuramente ottimo perché è in metallo, quindi robusto rispetto ad altre marche più commerciali, più conosciute, più usate. Il Rode ha una struttura solida, così come anche il radiomicrofono si presenta robusto perché questa struttura qui è in metallo rispetto magari ad altri microfoni che ho avuto appunto più conosciuti. Tendevano a spaccarsi sempre qui. Perché era di plastica o perché la filettatura si trovava nella parte superiore, mentre invece in questo microfono si trova nella parte posteriore e poi è in metallo, cosa importantissima. Più o meno si struttura così. Bellissimo. Qua abbiamo le batterie a litio in dotazione, che possono essere anche sostituite con delle batterie normali. Una cosa a vantaggio di questo microfono anche è la batteria. Questa batteria ha qua un segnale di 3 tacche. È a 2 adesso, lo sto usando da un paio di giorni, è ancora a 2. Le caratteristiche timbriche di questo microfono, mi viene soltanto una parola, calore. È un microfono molto caldo, ha tutte le sfumature sui bassi e sugli alti che magari ogni tanto mancano in un altro microfono. Secondo me il rapporto qualità-prezzo non ha molti uguali. Vi spiego, per un microfono a radio, a condensatore, i prezzi sono almeno il doppio quasi di questo. Invece con meno di 500 euro avete un radio a condensatore. Questo microfono ha molto volume, parte già con un volume di base altissimo. Quindi in questa stanza io per fare le lezioni per provarlo lo metto a meno 20 dB, che è il minimo. Quindi diciamo che uso il gain del mixer, ma ovviamente ha un'escursione impressionante, ha un volume veramente importante. Diciamo che questo microfono si vuole far sentire e ci riesce benissimo. Il microfono ha un tastino per il mute o per l'accensione o per accendere, abbastanza silenzioso anche nel maneggiare. Non è pesante, ma non è neanche troppo leggero. Molte volte appunto mi è capitato di avere dei microfoni radio veramente leggeri oppure veramente pesanti. Questo invece è una giusta via di mezzo, quindi mi piace molto il peso che hanno dato a questo microfono. Ovviamente ha bisogno della 48 volts, può essere messo in mute direttamente dalla centralina, quindi non soltanto dal microfono. Poi c'ha un pulsante per la scelta del canale e la sincronizzazione, che è abbastanza semplice, basta scegliere il canale e poi lo sincronizzi schiacciando il pulsante per sincronizzare, che è qua. La ricarica viene da qui. Ok, questo microfono io lo promuovo al 100% perché è robusto, batteria lunga vita, suono eccezionale, caldo, profondo, prezzo meno di 500 euro, che è praticamente lo stesso prezzo di un altro microfono radio di buona qualità, soltanto che a condensatore. Quindi io ringrazio ancora il TVS, Robert Lanti e la Rode per questo splendido regalo. Chi acquisterà questo microfono spero ne rimarrà soddisfatto come ne sono rimasto soddisfatto io, e io non vado molto d'accordo con i radio, in genere c'ho sempre un microfono a cavo. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as a rain came down.